Buongiorno ragazzi e bentornati su Essenze di Alberto. Ho deciso di fare una serie di video, cioè di aprire una rubrica che si chiama Recensioni veloci di fragranze veloci. Nel mondo delle fragranze commerciali di solito entrano e escono fragranze molto velocemente e anche voi che siete appassionati di fragranze artistiche, comunque, come dire, un giretto ce lo fate, vedere che cosa è uscito magari di marche molto importanti come può essere Gucci, come Chanel, Dior, Versace, eccetera eccetera. Perché non cercare con queste recensioni che dureranno solamente un singolo minuto di darvi comunque un aiuto nella districarvi, appunto, nell'andare magari a sentire fragranze che vi dico io poter essere interessanti per qualche motivo oppure no, fragranze che entrano, che escono, non fai a tempo veramente a affezionarti a un profumo che già te l'hanno tolto oppure ti hanno fatto 20 tipologie dello stesso profumo e quindi tu non riesci più a ricordarti quando arrivi in profumeria che tipo di profumo usi, o io magari che sono lì a venderti il profumo non mi ricordo più se non mi scrivi subito che profumo ti ho spruzzato delle 5 fragranze, non mi ricordo più veramente qual è quella che ti è piaciuta e tu molto prontamente mi dici oh questa volevo e io mi metto le mani nei capelli. Quindi ho deciso di fare questi video velocissimi, questo sarà il più lungo, gli altri dureranno un minuto secco, su queste fragranze più commerciali e darvi delle votazioni. Iniziamo subito con una fragranza che sta facendo molto parlare di sé per una comunicazione così flamboyante, con queste persone un pochino lascive, tutte che sono tutti comunque designer, cantanti, rockstar, tutte persone insomma famose che stanno tra dei ruderi in una campagna e si assaporano l'un l'altro, si usmano l'un l'altro, si annusano l'un l'altro e devono sapere di questo profumo che è Gucci Memoir d'une Odeur. La prima cosa che colpisce sicuramente la bottiglia, che è veramente bellissima, però come dire, da un'azienda di moda ce l'aspettiamo visto che di estetica si parla. Ma come sarà il contenuto di questo profumo? Vi posso dire essere interessante, il nome è corretto, cioè ti ricordi di questo odore. È firmato da Alberto Morias, famosissimo per queste fragranze molto molto sottili ma anche persistenti. In questo caso secondo me non è stato bravissimo perché comunque la fragranza non è molto persistente. 4 per la persistenza, 8 per la bottiglia, 7 per la particolarità della fragranza che è su questa nota di camomilla romana, così ci dicono. La fragranza è veramente piacevole. Mettete un like a questo video, sottoscrivetevi al canale, accendete campanellina, Instagram, Facebook, Twitter. Ciao, alla prossima! Vedete anche come mi sono messo tutto lascivo, come sono lascivo, ma cosa vorrà dire? Effettivamente, come sono lascivo, mamma, come mi lascio andare.